Benvenuti in questo video, io sono Giorno 95 e siamo su Fall Guys. Allora, prima di iniziare, che gli episodi cercherò di farli durare 10 minuti, e adesso vi spiego un po' di cose. Allora, il football l'abbiamo stoppato e ho iniziato di nuovo Fall Guys per arrivare almeno a 50-60 episodi di Fall Guys, almeno a fare una bella serie. Ovviamente io di Fall Guys e di Paladin, che dopo Fall Guys c'è anche Paladin, che arriverà anche quello a 50-60 episodi, farò un episodio al giorno, quindi dovrei riuscire a farli velocemente, così inizio nuove serie, nuovi giochi e mi posso sbizzarrire per fare le cose. E vabbè, questo video avrà un po' di intro, quindi sarà un pochino più lungo, però penso, però almeno vi spiego bene le cose. Allora, io so che avete visto gli scorsi episodi di Fall Guys, alcuni, e magari avete notato che facevo solo vittorie, ma sia qua che su Paladin adesso non punterò a fare delle vittorie, ma solo a portare dei contenuti, quindi faremo solo degli episodi, perché se io punto a fare le vittorie, dopo ci metto tanto tempo per registrare e faccio pochi video, e quindi dopo dovrò giocare una marea di tempo per fare una vittoria su Fall Guys o Paladin. E ci sono solo qui, adesso ormai ci sono solo quelli più forti, quindi giocheranno solo quelli più forti e io devo un po' recuperare dopo che non gioco né a Paladin né a Fall Guys, quindi adesso sto riprendendo. I scorsi video che avete visto, i scorsi 3 episodi, credo, e avete visto che ho fatto delle vittorie, sicuramente ho fatto delle vittorie perché le ho registrate, quindi ho fatto delle vittorie, ma da ora in poi non farò vittorie, farò solamente giocare per fare contenuto. Quindi ve lo ripeto subito, se volete solo vittorie me lo dovete dire e io vi chiedo scusa se non vi porto le vittorie, però io dovrei fare presto registrare questa serie così posso iniziare una nuova serie, così posso andare a iniziare quella disco, posso iniziare a fare tutti i giochi che ho ancora da parte, magari dopo quando arriveranno quelli da disco fare un po' meno episodi e poi dopo intanto quei nuovi giochi che usciranno. E poi dopo farò anche un po' di giochi da telefono, quindi manderò un po' avanti i giochi da telefono così riuscirò a portarvi anche quelli. Perché ho un sacco di giochi da portarvi sia da telefono che da PlayStation, quindi devo fare tutte e due. E quadrare tutte e due è un casino, quindi adesso iniziamo. Vi ho spiegato un po', adesso vedete, è nuovo Fall Guys, quindi non ho. Cioè nel senso, è da un po' che non ci gioco. E quindi non so com'è il gioco adesso, com'è cambiato, come fare le cose. Se non guardate questo episodio non lo sapete che io vi ho detto queste cose qua, quindi dovete guardare tutti i video, mi raccomando. Guardate tutti i video e io vi porto tutti i video possibili. Arriverò a 50-60 episodi, devo vedere quanto fare. Dipende da quanto va la serie, se la serie vedete molti potrei fare di più. Aggiornamento forme adesivi di Fall Guys. Personalizza ancora di più la modalità creativa con le forme di adesivi. Aggiungi coni, cubi e altre chicche geometriche. Lanciati nello spazio grazie al nuovissimo sfondo disponibile oppure prova a scalare gli ostacoli mobili per creare ancora più caos. Grandi o piccoli? Ce la farai a non cadere? Non lo so. Allora vi dico anche che appunto questi giochi che sto portando, cioè, sia il football che Fall Guys che Paladin, non sono giochi che abbandono, e anche Apex, non sono giochi che abbandono. Semplicemente non li porto sul canale, però ci gioco magari off camera, magari ogni tanto quando non ho niente da fare potrei giocare un po' Fall Guys, un po' con un altro gioco, per variare un po'. E quindi ci tenevo a farvi sapere questa cosa, vediamo un po' come è cambiato Fall Guys. Interface. Crea nuovo. Creativa. Carica. Allora, non ho mai fatto una cosa in creativa, quindi non so come funzioni, quindi me lo dovete dire voi nei commenti. Nel dubbio non lo faccio. Tanto penso sia una cosa che ci vuole un sacco di tempo, quindi se la faccio più avanti o quando c'è tempo e magari non so neanche se lo registro, quindi dipende. Ah, il pass battaglia. Pass fama. Aggiorna il tuo pass fama. Quanto costa fare il pass fama? Ah, ok, vabbè, non lo faccio. No, no. Il negozio, vediamo il negozio. Ci sono nuovi oggetti, aggiorna subito per darci un'occhiata. Ok, vediamo cosa c'è nel negozio. Psicocinetico. Candela. Ok, vabbè. Va bene, adesso facciamo partita, vediamo come si fanno le partite, che non mi ricordo più. Emote. Cioè l'emote, ok, apri squadra, non c'è nessuno con cui giocare, quindi va bene.
Se volete giocare con me potete giocare, non so se vi registriamo quando giochiamo insieme, però potete giocare con me. Io intanto direi che sono arrivato. Quante vittorie ho fatto? Posso vedere quante vittorie ho fatto? Che non me lo ricordo più. Audio, persone, controlli, assistenza, profilo. Ah, profilo. No, non è profilo. Non so quante vittorie ho fatto, forse 13. Sgrignato, 13 vittorie. Non me lo ricordo. Vabbè, comunque gioca. Vediamo cosa facciamo. A squadre. Scontro informale. Il momento di fagiolo saltellante. Sgambettata di squadra. In solitaria. Esatron su pista. A coppie. Avventure inesplorate. Avventura esplorata secondo me è creativa, quindi ci vorrà, devo fare le mappe di 10 giocatori. Squadre. E non voglio fare squadre, voglio giocare da solo. In solitaria. Potremmo fare in solitaria. Proviamoci, proviamoci. In questo episodio facciamo in solitaria. Poi ditemi se volete vedere modalità diverse, magari vi piace più una, poi l'altra, poi vedere un po' una, un po'. Ditemelo nei commenti. Trovata partita con 48 giocatori. Ok, 40. Gara tra le nuvole. Ok, io farò principalmente gara in solitaria perché voglio giocare per me, se no se per caso vinco io, poi i miei compagni di squadra perdono, cioè facciamo un brutto punteggio. Quindi magari questo episodio non so quanto durerà questo episodio perché è stato un po' esplicativo, perché devo spiegarvi come mai ho cambiato serie, poi come mai, come aggiusteremo le cose e come farò io i giochi. Perché magari non voglio abbandonare i giochi, voglio giocarci ogni tanto. Magari sì, in football devo scalare la classifica, quindi magari ogni tanto voglio giocarci davvero. In football, e se Paladin e Fall Guys invece voglio giocare solo per divertimento. Vorrei sbloccare i personaggi su Paladin, quindi ci vorrà un po'. Ok, allora adesso. Ok, è da un po' che non gioco, non so come funzioni. No, sono caduto. Fammi salire. Come si aggrappa? R2 per aggrappare? R2 per aggrappare. Ok. Va bene, vai, vai, vai così. Bravissimo. Passiamo di qua che. Ok. Non prendiamo le stelline, sennò ci fanno del gran male. Aspetta che questa altra si alzi. Aspettiamo che si metta. No, quella si sposta lì. Ok. Vai. Vai. Perfetto, sono arrivate ancora in 0 persone. Vai, possiamo scendere. Diretto subito, diretto, diretto. Cercherò di fare una partita episodio. Così registro meno. E devo fare meno casino. Io passo di qua che è più sicuro. Aspetta, fammi passare di qua. Se l'episodio dura poco, se la partita dura poco, magari ne faccio un'altra. Però devo vedere di non fare troppe partite. Se no perdo tempo. Ok, sono passato. Fatto. Nonostante abbia perso all'inizio 2 volte, ma devo imparare un po' come si gioca, quindi. Come si fa a vedere i nomi dei giocatori? Che vuoi sapere i nomi dei giocatori io? Aspetta, visualizza visualizza ID online. Ok, L2. Ok, L2 per vedere, L2 per aggrappare. Quadrato per lanciarsi, X per saltare. Dovrebbe essere così i comandi. Allora, vediamo com'è la prossima acqua delle porte. Qua devo vedere dove gli altri vanno, perché sennò se mi metto davanti sbatto contro una parete sicuro. Devo stare dietro a qualcuno che sa dove andare. Ok, 9 minuti di video, quindi penso che farò solo questa partita in questo video. Poi gli altri video vedrò se farne uno o due, dipende se perdo subito. Se perdo subito mi tocca fare un'altra. O magari vi taglio l'intro e facciamo solo una partita, quella che mi viene decente. Non arrivare ai primi, ma decente. Allora, vediamo dove vanno. Ok, qua in mezzo. 19 devono passare. Ok, passiamo di qua e io guardo gli altri. Ah,
Era lì e lì. Vabbè, sono ultimo. Sono ultimo. Ok. Fammi passare un po' davanti alla gente. Dovrebbe essere in 28, secondo me. Ok, ho guadagnato un po' di terreno. Ok, no, no. No, non fate casino. Qui dobbiamo registrare. Aia. Mi hanno picchiato. Ce l'ho fatta lo stesso. Va bene, va bene, va bene. Dai, come prima partita dopo tanto tempo che non gioco. E non guardate gli scorsi episodi, perché gli scorsi episodi ve l'ho registrati da un bel po' di tempo. Sono lì dallo scorso anno, probabilmente. Da 1-2 anni. Quindi sono un po' più indietro. Ritorniamo a giocare a Fall Guys. Ho chiamato questo episodio, ritorniamo a giocare a Fall Guys. Perché... No, però dopo risulta che devo giocare a Fall Guys sempre. A che fa la coda, no. Non mi piace questo gioco. Non mi ricordo come aggrappare. Ah, L2, ok. C'è scritto lì. Va bene, va bene. Allora, vediamo di riuscire a fare qualcosa, sperando che non ci sia casino, perché sentite casino di cani, vabbè, pazienza, cioè, però cercherò di mandarli via se c'è casino. Però se sto giocando è un po' un casino mandarli via, perché sono... Ah, c'è le ventole, ci sono anche. Ah, c'è la coda. Ok, devo solo mantenere la coda a questo punto. Ok, tieniti stretta la coda, sì. No, questo mi vuole prendere la coda. No, no, sei lontano, sei lontano. Stai lontano. Questo mi vuole prendere la coda. Tanto me la prenderanno sicuro, perché perderò sicuramente io. Ok, mi stavo per prendere la coda. Quello va avanti, finché va avanti. Ok, ok. Non seguite me, seguite gli altri. Un minuto devo resistere. No, dai, però mi ha fregato quello lì, mi ha passato in interno. Ed ero il primo che mi ha seguito, Ok. Adesso devo riprendere quella coda da lui. No, l'avevo grappato, non vale. Oh, il coniglio. Ah, ho grappato quello lì di nuovo. Il coniglio. Non aggrappare me. Ok, ho presa. Ok, 24 secondi. Riesco a resistere con la coda? Non lo so, 20 secondi. Qui mi prendono la coda. Attenzione. No, che mi saltano questi qua. Ok, attenzione. Io seguo loro perché così vanno attaccati a loro. No, prendete la mia coda, non prendete la mia coda. Ma la mia ha toccato. Ho finito. Niente, ho perso. Vabbè. Vi ho detto che non vi carico solo le vittorie, quindi considerate che io vi carico solamente partite per fare contenuti, per fare un numero di episodi. Sei fuori, lo so che sono fuori. Ma fammi uscire però. Cioè, fammi uscire almeno. Ecco, mi fai uscire. Oh, ho detto fammi uscire e mi fa ancora continuare. Ho perso, posso uscire. Farò così in tutti i video, perché... Il tempo di uscire, io vado, sono lento a fare le cose, quindi vado un po' indietro. Ok, esci. Ok, va bene, spero che questa partita vi sia piaciuta. È durata poco perché ho fatto un po' di intro, quindi è durata veramente poco. Magari se arrivo a 8 minuti e vedo che ho perso 8 minuti, non vi faccio un'altra partita, vi tengo un video a 8 minuti. Tengo un video più corto, per esempio, un esempio. Salta, ok, 2800, 3503, ho sbloccato il livello, questo, pelle di serpente, non lo voglio, ma va bene, cosa c'è a livello 3? È bloccato forse a livello 3, non so, vabbè, lo vedremo poi nei prossimi episodi se vi registro, tanto non so se vi registro tutte le pratiche che faccio, perché magari ci vorrei giocare da solo per fatti miei. Vabbè, allora io vi invito a lasciare un like per supportare la serie, per supportare il canale, perché io vi porto i video come, cioè vi porto le partite così per divertimento, non per vincere, perché se vi porto solo le vittorie vi ho detto ci metterei ore e ore e vi registro, no! Vi registro solamente le... vi registro poco e non riesco a registrare abbastanza video per il canale. Vabbè, sappiamo qua che c'è un po' di casino, quindi lasciamo like, un commento, condividere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, a presto!